quali ragioni I Promessi Sposi sono un romanzo storico? In primo luogo perché la storia è sì frutto dell'invenzione dell'autore, ma è una vicenda molto verosimile. Ciò significa che un matrimonio contrastato con relativo rapimento poteva verificarsi nell'epoca in cui è ambientato il romanzo, l'epoca della dominazione spagnola in Lombardia. I popolani come Renzo e Lucia erano, per così dire, abituati a subire i soprusi dei dominatori e tra questi anche l'impedimento di un matrimonio per un capriccio di seduzione. In secondo luogo, la storia non fa semplicemente da sfondo, ma condiziona l'agire dei personaggi. Le vicende individuali sono intrecciate con le grandi vicende collettive e direttamente influenzate da esse. Per esempio, la rivolta del forno a Milano contro i soprusi del governatore spagnolo coinvolge direttamente anche Renzo, che, avendo preso parte alla sommossa, diventa un ricercato e si dà alla fuga. Inoltre, i personaggi sono inventati, sì, ma molto verosimili. Lucia e Renzo, i protagonisti del romanzo, sono due personaggi partoriti dalla fantasia dell'autore, ma la loro caratterizzazione riproduce fedelmente la tipologia del popolano lombardo del 1600 nel modo di vestire, di parlare, nella mentalità, eccetera. Accanto ai personaggi inventati compaiono personaggi storici, cioè realmente esistiti, per esempio il vice governatore spagnolo di Milano, Antonio Ferrer, è una figura storica realmente esistita che compare nel 13° capitolo del romanzo. Lo stesso può dirsi del cardinale Federico Borromeo, figura storica che troviamo nel 21° capitolo del romanzo. La storia è una componente costitutiva del romanzo, come dimostrano le digressioni. Il narratore interviene con accurati excursus o digressioni storiche che interrompono la narrazione per fornire al lettore informazioni aggiuntive sull'epoca in cui è ambientata la vicenda. Facciamo un esempio molto semplice tratto dal primo capitolo. A un certo punto compaiono sulla scena due loschi figuri, vestiti in modo piuttosto eccentrico, che stanno aspettando Don Abbondio. Si tratta dei bravi. Proprio sul più bello, ossia proprio quando il povero curato, sollevando gli occhi dal libro di preghiere, cerca invano una via di fuga per sottrarsi all'inevitabile incontro con i due, il narratore interrompe il filo della narrazione con un excursus sui bravi. L'accurata digressione, con tanto di documenti storici, offre allo sprovveduto lettore dell'Ottocento informazioni dettagliate in merito all'identità e alla funzione di questi personaggi, che costituiscono un serio pericolo, una minaccia reale per il povero curato.